Buonasera a tutti, sono Tommaso Bandecchi, System Engineer per Amandal Productions, qui appena fuori le mura storiche di Lucca, in occasione del concerto di Robbie Williams di questa sera, ultima data del Lucca Summer Festival di quest'anno. In merito alla configurazione dell'impianto, abbiamo impiegato 28 MLA per i sistemi principali, 14 per lato, 24 MLA Compact per i sistemi laterali, 12 per lato, 28 MLX per il subarray, 24 VPS per i frontfill e 20 MLA per i delay suddivisi in due cluster da 10. La gestione dei segnali nelle due zone principali è affidata ai Merlin tramite protocollo digitale AES, così come il controllo remoto tramite protocollo ridondante UNET. La somma dei segnali principali e di backup proveniente dalle varie console, così come dei segnali secondari come musica in diffusione e pubblicità, è affidata tramite un misto di segnali digitali e analogici al Direct Out Prodigy, controllato digitalmente tramite il suo software Globcon, configurato ad hoc per l'occasione per avere rapidità di accesso e facilità di intervento sulle varie sorgenti. Gli aspetti sorprendenti del sistema MLA sono molteplici. In primis, la coerenza e l'uniformità della copertura, frutto anche delle modalità di progettazione che consentono di creare un preset dedicato alla venue che stiamo andando a sonorizzare. Non da meno anche l'headroom e la risposta in frequenza, frutto del fatto che abbiamo onboard 6 amplificatori con 6 ESP separati. L'aver integrato il sistema con il VPS ci ha permesso di avere il controllo dell'intero impianto tramite il software di UNET, permettendoci di avere grande precisione e controllo utilizzando anche parte del sistema di ottimizzazione della famiglia di MLA e avere grande flessibilità e scalabilità anche nei fill. L'avere spesso a che fare con fonici e produzioni differenti porta sempre sfide interessanti. Generalmente quando ci si va a presentare, per prima cosa si cerca di capire chi si ha davanti e che cosa si aspetta di ottenere. MLA facilita molto questo percorso, offrendo grande rapidità nel setup di base, consentendoci di concentrarci sui dettagli e sulle minuzie per ottenere precisamente quello che si vuole. Grazie anche al particolare sistema di amplificazione e di gestione del DSP, ci garantisce anche di avere un'enorme flessibilità nell'ottenere il risultato desiderato in termini di risposta in frequenza.